piace moltissimo la seconda lettura, che ovviamente è per le persone un po' più adulte, no? E quella seconda lettura lì racconta sempre delle metafore di cose che o hai vissuto o stai per vivere, quindi quella cosa lì è impagabile. Sono felicissima di potermi godere questo spettacolo con i ragazzi, perché comunque è bello crescere con loro insieme ai personaggi dei cartoni animati. Questo Luigi di questo Cars 3 è ancora di più, perché si segue le corse, questo film è tutto sulle corse, si torna indietro, si torna nel paese d'origine, è tutto un mondo, quello che ci piaceva dall'inizio, le corse. Il mio rapporto con Cars è quello che dopo anni oramai sono ritornato a giocare con le macchinine. Cioè, alla fine queste macchinine che alla fine le compra mio figlio e alla fine ci gioco pure io. Dà un messaggio molto diverso da quello che si vede di solito nel cinema di questo tipo. Quindi io consiglio a tutti i genitori di portare i loro figli a vederlo, perché è molto educativo. Bambini e bambine. Queste storie qui poi veramente suonano come le storie normali, la quotidianità, i rapporti sono molto che divertenti, hanno dei personaggi che sono simpatici, che sono molto anche come parlare con i tuoi amici, penso anche per quello sono così simpatici per i bambini. I momenti più belli sono che ci sono dei personaggi esileranti, divertentissimi, strani anche, che magari non ti aspetteresti, come lo scuolabus a cui dà la voce la Pina, no? Che è meraviglioso, e poi che ci sono tanti colpi di scena secondo me. Raga, ma siete ancora a casa? Ma non lo capisco. Cioè, vogliamo... cioè, siete andate da mamma e papà e dite andiamo al cinema Cars insieme. 3. L'amicizia, la famiglia, l'unione, un giorno, meglio un giorno al cinema che tre giorni a casa. Ecco, okay. Grazie. Parola di Mette Bisa. Ciao. Questo è tutto, ciao. Buona visione.